finalmente ci siamo. Anche quest'anno possiamo dare inizio a questo summit del bel calcio europeo. Da questo momento in poi tutto quello che bisogna fare è crederci. Non ci sono favoriti, se non la squadra che è disposta a mettere l'anima in tutte le partite, a lasciare le proprie paure alle spalle. È il segno della vittoria sulla competizione. Benvenuti alla prima partita di questa fase a gruppi. Tutto ormai pronto per l'inizio di una nuova edizione di questo torneo continentale. Senza dubbio una data che molti avevano segnato sul calendario calcistico di quest'anno. È uno degli appuntamenti preferiti dagli appassionati, dove si incontrano anche formazioni meno conosciute che provengono da ogni angolo d'Europa. Ma non è questo il momento di analizzarne una per una. Adesso saranno queste due squadre a parlare in campo. Eccoci, si comincia. La gioca in profondità. Vai, occasione da rete. Primo tentativo dell'incontro. Quando riesce a controllare il pallone così, gli si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Possibilità di andare verso la porta. Bene qui. Buona la sua progressione palla a piede. Pedro. Sulla fascia, in profondità. Prova a servire il compagno sulla fascia, non ci può arrivare. Morgan. Riccardo. Palla filtrata per Dzeko. Allarga il gioco. Cross in arrivo. Baltino, e c'è il gol della Roma. E arriva così il gol del vantaggio. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Johnny Evans. Prova a verticalizzare. Ecco Vardy. Pallone lungo, in verticale. Si libera la grande. Bel pallone. Pedro! La mette in avanti. Pedro. Il portiere la spedisce su. Zaniolo cerca la profondità. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione.
Occhio, può andare. Palla di nuovo su, ci prova di nuovo. Diawara. Cerca l'uomo là davanti. Calibra un bel pallone. Passaggio intercettato. Lancio lungo del portiere. Prova il cambio di gioco. Intervento duro ma corretto. Zaniolo oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. Il pallone arriva a Dzeko. E il guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Il portiere la calcia lontano. Si allunga e trova la palla. Palla filtrata per Dzeko. Solo il portiere si frappone tra lui e il gol. Dzeko! Hanno trovato il gol! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Ha sorpreso anche me con questa soluzione. Il portiere è rimasto ipnotizzato. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pedro. Veretù. Pedro. Dzeko. L'estremo difensore la calcia lunga. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Fred. Sulla fascia, è libero. La mette in mezzo. E fa colpire di testa. Non è riuscito a metterla dentro. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ecco perché fanno così tanto movimento allora alla davanti. Sì Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. Vediamo solo se ci riusciranno. Ecco Vardy. Occasione per il contropiede. Gioca una palla lunga. Cerca lo spunto. È buona, si gioca. La butta in occhio. Il portiere si oppone. È stato splendido l'intervento del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Ci prova. Diawara. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Partiti!
e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Dzeko, Pedro, spazza via prontamente. Palla filtrata per Dzeko, filtra la palla in profondità. Mindy fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bruno Pérez vuole la profondità. Didi. Fred. Riccardo. Didi. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Veretout. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti. Però il tiro! Perfetta la parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Roma ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. E il pallone supera la linea, non può arrivarci. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in aria, la loro azione si conclude qui. Prova a giocarla in profondità. Riccardo. Bruno Pérez. Veretout riconquista la palla. Prova a sfondare. Occasione da rete. Adesso sono sotto appena con gol. Un tiro di rarissima bellezza. Una parabola meravigliosa. Che tiro pazzesco. Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta. Una conclusione splendida. La messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Prende splendidamente il tempo e scivolata. Non riesce a mantenere il possesso. Il guardalinea alza la bandierina. Sarà rimessa con le mani. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco e mister vuole cambiare qualcosa. Pedro. Pedro. Elegante. Recuperano il possesso del pallone. Va di testa. Un salvataggio molto efficace. Che salvataggio da parte del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Smanaccia, via via il pallone. Tiro di Zaniolo. La sua palla recuperata, cerca un compagno, non può sbagliare. Attenzione, Dzeko, la palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Passaggio filtrante da manuale, ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Sembra che il mister voglia fare una cosa. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Va via di forza. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra.
c'è la palla lunga in avanti. Ha spazio sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Chiuso il tiro. Tiro davvero da dimenticare. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Nuovo energia della panchina, vedremo cosa cambierà praticamente nel loro scattino. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Sbaglia la situazione. Sembrava un buon corridoio, non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Scodella in avanti. Rey. Manca pochissimo alla fine. Se vogliono segnare devono provarci adesso. Non c'è più tempo da perdere. Il giocatore viene fermato opportunamente dalla difesa. Pedro! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. C'erano molte altre opzioni a disposizione, anch'io nei suoi panni sarei più di bordo. Lungo passaggio in avanti. L'azione ristagna a centrocampo, ma il tempo scorre inesorabile. E l'arbitro dice che può bastare. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo. È un risultato importante per la classifica e per il morale. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Vincere la prima partita è fondamentale per avere la serenità nella prosecuzione del torneo.